Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Game Sport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video perché andiamo a fare, ragazzuoli, vado a dirvi tutti i consigliati e gli sconsigliati per questa, ragazzuoli, 26esima, chiedo scusa, giornata di Serie A e soprattutto di Fantacalcio. Come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Iscrivendovi, attivando la campanella, ragazzi, mi supportate al massimo e soprattutto vi arriva sempre una notifica quando escono i video, cioè ogni giorno alle ore 13 e tutti i shorts che escono dalle 10 alle 19 di pomeriggio, di sera, come fate voi. Allora, primissimo ragazzuoli, da questo momento, da questo video in poi faremo 11 consigliati e 11 sconsigliati. So, sono tanti, però me lo sento, ragazzuoli, mi sento di dirvele. Allora, partiamo dal primo consigliato ed è, ragazzuoli, un giocatore che sta facendo benissimo in questa stagione, me lo sento di dirvelo, ed è Zirkzee del Bologna, che sta facendo gol su gol su gol, e è arrivato a 9 gol e 3 assist dopo 26, 25, chiedo scusa, giornate di Serie A, quindi è giustissimo dirvelo. E secondo me Zirkzee contro il Verona potrà fare veramente una bella bella partita, visto che il Verona non è che in difesa sia messo benissimo. Un altro consigliato, ragazzuoli, è Niang dell'Empoli, che giocherà l'Empoli contro il Sassuolo in casa del Sassuolo. Il Sassuolo che sta facendo veramente molto male nelle ultime partite, cioè ha fatto meglio in altre volte, e neanche che sta facendo veramente tanti gol da quanto è arrivato a gennaio all'Empoli. Solamente 2 partite con l'Empoli, ha fatto già 2 partite, 2 gol e un assist, quindi meglio di così secondo me non poteva partire, e ve lo straconsiglio per questa giornata, visto che il Sassuolo non è che sia messo, come detto, benissimo. Vi vado a consigliare anche Colpani, che deve ritornare di nuovo al gol, e ha 7 gol e 2 assist, praticamente le ha giocate tutte, è entrato in tutte le partite e non ha mai saltato una partita, quindi ve lo straconsiglio anche in questa partita, visto che la Salernitana non è che sia messo, come detto, anche per loro benissimo in difesa, ma in generale in tutta la squadra, quindi Colpani potrebbe andare a segnare in questa partita e finalmente tornare anche lui al gol. Altro consigliato, vi dico Gudmundsson, che già sono 2 partite consecutive che va a prendere un'insufficienza a fantacalcio, praticamente per lui è una cosa che non aveva mai preso, perché ne ha preso in totale 3, di cui 2 nelle ultime 2 partite, quindi si deve andare a riprendere, e contro l'Udinese potrebbe essere veramente una bella bella, ragazzuoli, ritorno per lui, forse anche al bonus, e lo spero visto che ce l'ho anch'io al fantacalcio. E quindi ve lo straconsiglio, visto che l'Udinese non è anche loro, ma sono bravissimi in difesa. Passiamo invece a Juventus contro Frosinone. Uno che mi sento di consigliarvi è Dusan Vlahovic, che dovrebbe fare gol anche in questa partita, visto che sta facendo benissimo gol su gol in tutte quante le partite. Poi Frosinone non è che sia questa grandissima squadra a difendere, l'abbiamo visto contro. E questa settimana non mi ricordo contro chi cazzo ha giocato il Frosinone, onestamente, però qualche gol, ecco, chiedo scusa, contro la Roma ne ha subiti 3, di cui 2 si potevano anche super evitare, quindi diciamo che in difesa non sono i più bravi d'Italia. Invece un altro che mi sento di consigliarvi, ragazzuoli, super consigliarvi, sono 2 giocatori del Napoli, e sono 2 attaccanti, che sono Kvaratskhelia e Osimhen. Allora, per il primo, Osimhen, ve lo straconsiglio perché sta facendo veramente molto molto bene, ha fatto molto bene prima di andarsene in Coppa d'Africa. In Coppa d'Africa diciamo che non ha fatto benissimo, però adesso il Napoli ne ha bisogno del suo attaccante nigeriano, e quindi secondo me potrebbe fare veramente molto molto bene. Kvaratskhelia, ragazzuoli, è arrivato solamente a 6 gol e 3 assist quest'anno, quindi secondo me farà ancora 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 tanti gol, e chissà, forse ripartire anche per lui contro il Cagliari, visto che non è neanche loro, non sono chissà quale difesa e chissà quale squadra, potrebbe essere il momento giusto per ripartire per questo Napoli. Un altro giocatore che vi straconsiglio, ragazzuoli, è invece il buon Thuram, che sta facendo benissimo in campionato. Vi ricordo che contro la Salernitana è arrivato a doppia cifra per i gol nella sua prima stagione in Italia e soprattutto all'Inter, con 10 gol e 6 assist in sole 24 partite che ha giocato.
su 25, che comunque è veramente tanto, anzi le ha giocate praticamente tutte, perché vi ricordo che l'Inter nella 21esima giornata di Serie A ancora la deve recuperare, la 26esima ancora si deve giocare, quindi le ha giocate tutte, quindi su tutte le partite, ragazzi, le ha fatto 10 gol e 6 assist, che è veramente veramente tantissimo, quindi ve lo vado a straconsigliare. Vi vado a straconsigliare anche, ragazzuoli, Giroud, che sta facendo bene, è vero, l'Atalanta è una squadra abbastanza tosta anche in difesa, però se non va a segnare nel Milan Giroud a San Siro, secondo me, ragazzuoli, il Milan andrà a perdere contro l'Atalanta, quindi almeno un gol Giroud lo farà sicuramente, soprattutto dopo che il Milan ha perso contro il Monza, avrebbe 4-2 in casa del Monza, quindi di segnare, secondo me, Olivier Giroud andrà a segnare. Gli ultimi due consigliati sono Paulo Dybala per la Roma, visto che l'ultima giornata non l'ha giocata Dybala contro il Torino, potrà secondo me andare a segnare, forse anche su calcio di rigore, su un semplicissimo calcio di punizione, sarebbe ancora meglio, però secondo me farà un bel bonus, potrebbe portare anche solo un assist, però finalmente qualche bonus lo potrebbe riportare. E ultimo consigliato, ragazzuoli, è il buon Nico Gonzalez, che si deve andare a riprendere dopo l'infortunio che ha avuto di qualche settimana fa, ragazzuoli, è scomparso con la Fiorentina, non sta trovando neanche gol, quindi potrebbe essere l'occasione giusta nella crisi della Lazio andare a segnare proprio la Fiorentina. Quindi potrebbe andare a segnare, ed è l'ultimo consigliato che vi vado a dire, Nico Gonzalez. Sconsigliati, vi vado a dire, ragazzuoli, Lazovic per il Verona, visto che non mi ha convinto né contro la Juve né nella partita prima della Juve, che adesso non mi ricordo chi. Lo vedo ancora molto dubbioso e non lo vedo neanche benissimo, non so perché. Altro consigliato, sconsigliato, chiedo scusa, è, ragazzoli, il buon Cambiaghi, che se andrà a giocare a coppia con Niang sicuramente non farà nessun bonus, perché Niang, ragazzoli, prende tutto l'attacco da solo e secondo me sarebbe un po' inutile mettere Cambiaghi, anche se contro Sassuolo che subisce tante gol, però non lo so. Ovviamente se avete l'ultima scelta andatela a mettere, però se avete doppia scelta non lo andate a mettere, secondo me non farà nulla. Come, ragazzoli, non farà nulla il buon Dia, che da quando è tornato, anzi, ma tale quest'anno non sta facendo niente, ha fatto solamente 4 gol, ma veramente, ragazzoli, pessima come stagione, da dimenticare. Rispetto a lui che ha fatto l'anno scorso 18 gol all'incirca, super super Dia di l'anno scorso, ma quest'anno ve lo sento anche di sconsigliarvelo anche per questa giornata. Mi sento di sconsigliarvi anche per questa giornata e, ragazzuoli, Lovric del centrocampo dell'Udinese, che è uno dei pochi che ci sta credendo nelle ultime vittorie dell'Udinese, anche nei pareggi, in tutte le partite, l'unico che ci crede. Quest'anno ha fatto anche un gol e due assist, che comunque non è poco per un centrocampista centrale dell'Udinese, che non è chissà quale squadra che va a segnare chissà quanti gol, però per questa giornata ve lo vado a sconsigliare, perché secondo me col Genova non ci sarà molto da andare a prendere. Come vado a sconsigliare, ragazzuoli, nel Frosinone il buon Caio Jorge, che si è mangiato in un'occasione 3 gol. In un'occasione poteva fare almeno un gol, si è provato 3 volte, 3 volte, ragazzuoli, 2 volte l'ha parata a sbillare contro la Roma e una volta ha buttato la palla davanti la porta da solo. Quindi ve lo vado a sconsigliare, Caio Jorge, che secondo me non farà nulla neanche contro la sua attuale squadra, anche se adesso è in prestito al Frosinone, cioè contro la Juve. Vi vado a sconsigliare un altro giocatore in Juventus contro Frosinone, che è Ildiz, che non si sa se partirà titolare, ma se partirà titolare secondo me non troverà il gol. Gli ha trovato il gol qualche partita fa, ma un solo gol in campionato, è vero, solo 10 partite, però secondo me ancora non ci siamo. Cagliari contro Napoli, vi vado a sconsigliare, ragazzuoli, la Padula, che non sta facendo veramente nulla, ha fatto solamente un gol in campionato, è tornato ora, ma non so, non mi convince. L'Ovumba è molto meglio, e poi contro il Napoli, con un Napoli un po' ripreso un pochettino, anche se è andato a pareggiare solamente contro Genova, però con quella difesa che sta migliorando. Mi vado a sconsigliare anche e soprattutto Audin in centrocampo, perché andrà a giocare contro l'Inter, quindi non farà nessun bonus, visto che l'Inter secondo me non andrà a subire neanche gol. Un altro che vi vado a sconsigliare invece è, ragazzuoli, Miranchuk, che secondo me non farà veramente nulla questa giornata, non si sa forse neanche se partirà titolare. Vedremo, ma comunque se partirà o non partirà titolare ve lo strasconsiglio, visto che il Milan è vero non è messo benissimo in difesa, ma non lo so, non mi sta convincendo, soprattutto nelle ultime partite, chiedo scusa, neanche contro il Genova mi ha convinto molto.
Un altro invece che vi vado a sconsigliare, ragazzuoli, è il buon Duván Zapata, che secondo me non troverà il gol nell'intero Torino, ma soprattutto lui contro la Roma, che sta facendo bene nelle ultime partite. Secondo me Duván Zapata sarà un po' inutile in questa partita, soprattutto verrà marcato anche da Mancini, che è un ottimo difensore, anche abbastanza fisicato. E infine Fiorentina contro Lazio, ragazzuoli, vi vado a sconsigliare Ciro Immobile, che non ci sa neanche se parte da titolare quest'anno. Un po' così, ha fatto solamente 6 gol e un assist, ma ve lo vado a sconsigliare prima di tutto perché verrà marcato da Martinez Quarta, uno dei migliori, se non il migliore difensore centrale di questa Serie A, e Milenko. Ci sono due bei difensori molto veloci, soprattutto molto fisicati e molto alti, quindi non credo proprio che Immobile vada a segnare, se no sul calcio di rigore, ma non possiamo rimanere col forse calcio di rigore per la Lazio. Quindi ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, ditemi qui sotto nei commenti se vi piacciono o non vi piacciono i consigliati, gli sconsigliati che vi ho appena detto per questa 26esima giornata di Serie A. Noi come sempre ragazzi ci becchiamo ad un prossimo video direttamente domani qui alle ore 13 e niente, ciao ciao!